Ma quali sono le figure professionali caratterizzanti un'azienda? Beh, in base a quanto recita il decreto legislativo 8108, la salute e la sicurezza in un posto di lavoro deve essere la sintesi di una serie di azioni compiute da un gruppo di soggetti ben preciso, costituenti l'azienda stessa, e non va ritenuta. E cioè questa non va ritenuta un fattore in più, un surplus, ma va a tutti gli effetti è parte integrante, così come recita 8108, del corpus aziendale. E in questo contesto, in questo ambito, in questo discorso rientrano le cosiddette figure della sicurezza, che sono quelle figure professionali che hanno il diciamo preciso compito di garantire, di avere, di collaborare e hanno l'obiettivo di garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro. E quali sono queste? Elenchiamole, queste figure professionali fondamentali. Le potete vedere in questo momento in grafica. Sono certamente il datore di lavoro vero e proprio responsabile dell'azienda. Il dirigente, che però nelle realtà, nelle piccole e medie realtà aziendali, è una figura che è assente, non c'è. Il preposto, e per preposto si intende, non so, il capocantiere, il caporeparto, il capufficio, il caposquadra, ad esempio. Non può mancare l'RSVP, già menzionato in precedenza, il responsabile del servizio prevenzione e protezione. Potrebbe anche esserci l'ASVP, l'addetto al servizio prevenzione e protezione. C'è il medico competente e l'RLS, il responsabile, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. E poi ci sono quelle squadre dei lavoratori addetti alla gestione delle emergenze, quali antincendio e primo soccorso. E poi alla fine, ma non ultimo, ma un'altra figura chiave è chiaramente quella del lavoratore. La normativa vigente, quindi trattasi di testo unico, stiamo parlando del testo unico, si riferisce, attenzione, è valida, si riferisce a una qualunque tipo di realtà, a un qualunque tipo di realtà aziendale, dalla multinazionale composta da migliaia di dipendenti all'impresa familiare caratterizzata da pochissimi dipendenti, dall'attività commerciale all'ufficio. È intesa e rientra in questo, in questo complesso calderone anche il settore terziario, indipendentemente, attenzione, dalla tipologia contrattuale alla quale fa riferimento il lavoratore del settore in questione. Riepilogando la struttura di un'azienda, secondo 8108, può essere riassunta come una sorta di struttura piramidale, con al centro le figure quali il dirigente, il preposto, il responsabile del servizio prevenzione e protezione, l'RLS, l'ASPP, il medico competente e le squadre dei lavoratori addetti alle emergenze, primo soccorso e antincendio. In punta c'è il responsabile dell'azienda, il datore di lavoro. Alla fine, alla base, c'è il lavoratore, che ripeto, anche lui ha un ruolo chiaro.